Un saluto da Ivan Paparella e ben ritrovati sul canale YouTube di Cellular Magazine. Sony Xperia T2 Ultra, proviamo oggi il nuovo phablet di fascia media di casa Sony. Un dispositivo che naturalmente si gioca un po' tutte le sue carte intorno a questo gigantesco e direi bellissimo display da 6 pollici. Prima di approfondire la conoscenza volevo spendere due parole per quanto riguarda l'estetica di questo telefono. Non vi nascondo che mi è davvero molto molto piaciuto. Sony sta davvero perfezionando un'idea che sta coinvolgendo un po' tutta la propria gamma, con un design estremamente pulito, proprio piacevolmente ricercato, passatemi il termine. Anche su questo T2 Ultra abbiamo questa perfetta simmetria tra le superfici del telefono. Il display pare collocato in una posizione equidistante rispetto al perimetro complessivo del telefono, con un paio di chicche che vanno addirittura a migliorare l'estetica di questo T2 Ultra anche rispetto ad altri prodotti di Sony. C'è questa griglia inferiore, non vi nascondo che quando ho aperto il telefono pensavo fosse un altoparlante frontale, invece va a nascondere semplicemente il microfono principale. È quindi certamente un vezzo estetico, perché crea anche qui una perfetta coincidenza con la capsula auricolare frontale. Un'altra cosa che ho trovato davvero con grande piacere per farvela vedere, sveglio anche il mio Z1, è quella che le cornici appaiono proporzionalmente più sottili rispetto al display. Come potete vedere, lo Z1, che ha una diagonale da ben 5 pollici, ha delle cornici che sono addirittura leggermente più ingombranti rispetto a quelle del T2 con i 6 pollici. Il risultato mi pare un disegno particolarmente armonico anche davvero nella distribuzione dei volumi. Raccontiamolo allora questo T2 Ultra. Dicevo, display da 6 pollici, un display dotato di tecnologia Mobile Bravia Engine 2 con risoluzione HD 720x1280 pixel. Il risultato è un display davvero molto valido a mio giudizio nella riproduzione dei colori. Se andiamo a fare la sezione delle caratteristiche, troveremo un nero non perfettamente nero, tipicamente da questo tipo di display, ma io credo che questo pannello, secondo me sarebbe bene farlo sempre, vada valutato nella sua resa complessiva più che nel singolo dettaglio. Mi pare che in questo caso si sia ottenuta una riproduzione davvero molto realistica, molto fedele delle immagini rispetto a quello che il nostro occhio vede. Poi certamente sarà facilissimo trovare dei display con un livello di enfasi dell'immagine superiore, ma credo che sia bene sempre vedere il livello di fedeltà cromatica che il display è in grado di produrre. Nella parte superiore abbiamo una buona capsula auricolare, sensori di prossimità e di luminosità e fotocamera frontale con 1 megapixel di risoluzione per le foto e HD per quanto riguarda i video. Nella parte inferiore i 3 tasti a sfioramento che sono integrati nella cornice del display: tasto di ritorno, tasto home e attivazione del multitasking. Vi faccio vedere subito un dettaglio che riguarda la gestione di questo telefono con la singola mano. Ci basterà premere 2 volte sulla nostra casettina per far comparire la barra delle notifiche invece che sulla cornice superiore del display su quella inferiore. Questo ci aiuterà in maniera molto semplice a interagire con la barra delle notifiche con il pollice e con una singola mano. C'è tuttavia un chiaroscuro rispetto a questo tipo di ricerca, cioè nel rendere il telefono facilmente utilizzabile con una mano, e visto che ve ne stavo parlando approfondisco subito il discorso. Partiamo dalla sequenza di sblocco. Come potete vedere, questa griglia con questi 9 punti che possono essere utilizzati per sbloccare il telefono è stata anche qui centrata rispetto al display. Purtroppo non si può spostare, quindi non possiamo posizionarlo in basso a destra o in basso a sinistra, rendendola quindi facilmente raggiungibile anche per i mancini e comunque con l'utilizzo del pollice. Mi sembra che comunque ci sia necessità sempre di dover tendere un po' troppo la mano rispetto al posizionamento del telefono. Penso che sarebbe stato opportuno poter spostare questo tipo di griglia. Lo stesso identico discorso si ripropone per quanto riguarda il tastierino telefonico. Al di là del sistema di gestione del tastierino, che è dotato di una buona ricerca intelligente di contatti, abbiamo un posizionamento che mi pare un pochino infelice. Anche qui non possiamo spostarlo. La tastiera è stata leggermente rimpicciolita, ma non si può muovere, quindi
Io non ci sono riuscito, veramente ci ho provato, ma non riesco a trovare un'opzione per muovere il tastierino telefonico. Io direi che in alcune situazioni forse addirittura peggiora la situazione questo tipo di scelta. Quindi direi che c'è un po' di chiaroscuro nel sistema di gestione con una mano, tanto piacevole questa cosa del doppio tap sulla casettina per attivare le notifiche, meno comodi le altre due soluzioni. Continuiamo con la descrizione fisica. Sulla parte destra del telefono intanto possiamo apprezzare il profilo molto sottile, siamo poco oltre i 7 mm, quindi un telefono che benché abbia una superficie frontale importante è piuttosto sottile, quindi abbastanza facilmente trasportabile. Ingresso cuffie 3,5 mm, ingresso micro SD, il celebre pulsante di accensione di casa Sony, tasto di controllo del volume, tasto di scatto della fotocamera. Sul profilo di sinistra troviamo lo sportellino per l'ingresso micro SD e invece è aperto l'ingresso per la connettività micro USB con il supporto host USB. Nella parte inferiore e in quella superiore invece è tutto completamente libero. Cover posteriore, un cover in policarbonato non removibile che ospita una batteria da 3000 mAh, batteria che vi dico subito con un utilizzo anche piuttosto impegnativo riesce a portarvi a sera. Un po' come tutti gli altri telefoni di casa Sony, ci sono vari livelli di regolazione del risparmio energetico, svetta su tutti la il software Stamina per la gestione dei consumi energetici, che può chiaramente migliorare ulteriormente la situazione. Nella parte inferiore un generoso altoparlante di sistema con un buon volume, forse un po' meno per quanto riguarda la nitidezza del suono, poi vediamo soprattutto in chiamata che tende un pochino a distorcere. Fotocamera, sensore RS Exmor di Sony con 13 megapixel di risoluzione, autofocus, flash LED Full HD per quanto riguarda i video, chip NFC e secondo microfono per la soppressione dei rumori ambientali. Parliamo brevemente della piattaforma hardware. Snapdragon 400, quad core con 1.4 GHz di clock, 1 GB di memoria RAM, GPU Adreno 305 per la parte grafica, la memoria è da 8 GB, quella integrata, ne abbiamo a disposizione circa 4,5, lo storage può essere aumentato con supporti micro SD, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, chip NFC e LTE per quanto riguarda lo scambio dati, quindi 150 megabit teorici in download e 50 per quanto riguarda l'upload. Che cosa ha fatto Sony sul sistema operativo? Che Android in versione 4.3 ha inserito quei programmi classici del suo ecosistema, quindi Walkman, PlayStation Mobile, il News Social Life per i social network, Video Unlimited, abbiamo il buon vecchio Track ID per riconoscere le tracce musicali, quindi quei programmi storici di Sony sono stati integrati nel sistema operativo, sistema che però non risulta appesantito né da interfacce troppo pesanti né da troppi programmi, quindi possiamo personalizzare un po' noi come vogliamo il sistema. Sony ci mette a disposizione un po' il suo architrave storico per la gestione del suo ecosistema. Il risultato è un telefono molto fluido, reattivo un po' in tutto quello che fa, anche a dispetto di un hardware che certamente non è vicinissimo a quello dei top di gamma più recenti. Partiamo dalla parte telefonica, simuliamo una telefonata, attiviamo il vivo voce. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Mi può sapere il suo credito e controllare i contatori delle sue promozioni. Se ha uno smartphone per tenere. Allora, la qualità della chiamata è molto buona in capsula, il viva voce risulta ben utilizzabile anche in macchina, non oltre a certe velocità chiaramente, per quanto riguarda il volume forse un po' meno proprio per la qualità dell'acustica che sembra leggermente metallica, va un po' meglio quando l'altoparlante viene utilizzato per la riproduzione di musica e comunque di contenuti multimediali. Nulla da dire anche per quanto riguarda la capacità del telefono di dialogare con le reti, si telefona davvero senza nessun tipo di problematica. Entriamo nella navigazione internet, avevo già caricato una notizia, abbiamo il browser Chrome precaricato, vediamo di andare anche sulla nostra home page da qui. Allora, la navigazione internet secondo me è estremamente piacevole, certamente uno di quei telefoni che ogni tanto ha qualche tendenza a scattare, forse ogni tanto anche la riformattazione della pagina è un pelo più lunga rispetto a qualche telefono più potente, ma il risultato è che la navigazione internet è certamente piacevole e adeguata al tipo di prodotto. Questo display ne enfatizza davvero la gradevolezza, direi che va piuttosto bene. Possibile
attivare anche la modalità desktop di visualizzazione delle pagine per navigare anche sui siti più complessi. Vediamo di aprire un istante AnTuTu Benchmark. Abbiamo ottenuto 19.334 punti. Facendo la solita tara al fatto che questi strumenti di diagnosi, non solo AnTuTu, un po' tutti gli strumenti di diagnosi benchmark, non sono scientificamente precisi, però danno spesso dei risultati che ci permettono di orientarci. In questo caso mi pare particolarmente attendibile, circa 20.000 punti, lo distanziano certamente dagli oltre 30.000 dei top di gamma, ma sono indice di un funzionamento assai soddisfacente di tutto il sistema. Il telefono davvero è fluido, reattivo un po' in tutto quello che gli viene richiesto. Proviamo a farci una partitina anche a Subway Surfers per vedere anche come si comporta T2 Ultra nel gestire un gioco di questo tipo. Il tempo di caricamento mi pare anche abbastanza rapido e cominciamo la nostra solita fuga. Ecco, avete visto poco fa una leggera scattosità quando mi sono spostato verso destra, è l'unica cosa che ogni tanto può capitare con questo telefono quando si gioca. Mi pare che vada mediamente bene, probabilmente giochi eccessivamente pesanti lo possono mettere un po' più in difficoltà, probabilmente non è neanche un telefono nato per il gaming puro, mi sembra un telefono che abbia delle ambizioni più da business. Comunque, se volete giocare, avete visto, a parte qualche dettaglio, si gioca senza il minimo problema. Volevo entrare un istante nella cartella delle impostazioni per vedere due o tre particolarità. Vi ho già sviluppato precedentemente il discorso della gestione a una mano, che secondo me è un po' soggetto a qualche chiaroscuro. Entrando nella modalità del display possiamo vedere appunto il Mobile Brave Engine che si può attivare e la modalità di utilizzo con i guanti. Entrando nella gestione batteria, vi do conferma a quello che vi dicevo prima, con la possibilità di attivare la modalità stamina e altri livelli di risparmio energetico, uno che ci permette di attivare il wifi solo quando c'è una presenza vera di una rete, o anche di poter condizionare la coda dei dati in background, cioè quando il telefono scarica dei dati delle nostre applicazioni. Come vi dicevo, il risultato è quello di un telefono che, anche utilizzato in maniera abbastanza corposa, riesce a farvi arrivare alla tarda ora del pomeriggio. Se volete potete utilizzare i livelli energetici di cui vi parlavo prima. Nel paragrafo sistema vi faccio vedere due dettagli. Il primo è operazioni con una mano, e quello a cui accennavo prima. Adesso lo abbiamo lasciato attivo e vi permette, premendo due volte sulla casetta, di vedere le notifiche nella parte bassa del display. Torniamo un attimo sempre nelle impostazioni di sistema e andiamo su accesso facilitato. C'è anche qui una cosa particolare che vi volevo farvi vedere: gesti ingrandimento del sistema. Adesso l'ho lasciato attiva, che cosa ci permette di fare? Più o meno in tutte le posizioni del telefono, ora vediamo se ce lo fa anche dalla modalità home page, premendo tre volte consecutive sul display, qualsiasi pagina che stiamo visualizzando viene zoomata. Potremmo toccarla con le due dita per spostare la pagina o per zoomarla ulteriormente. Allora, forse è un sistema, basta fare tre tocchi per farlo ritornare alla normalità, è un sistema che forse sarebbe più utile sui telefoni con display un po' più piccoli, però certamente aiuta davvero a zoomare tantissimo anche le pagine di sistema per vedere quello che stiamo facendo. È certamente utile magari a chi ha qualche problema di più di vista. Ribadisco, forse non è proprio centrato su questo telefono che è già grande di suo. Entriamo nella modalità fotografica e vediamo cosa succede. Allora, la fotocamera secondo me va valutata anche qui un po' in chiaroscuro. Allora, personalmente trovo buoni i risultati della fotocamera. Adesso qui sono in condizioni di luce un po' strane, ha fatto cilecca nella foto centrale nella messa a fuoco.
Guardiamo gli scatti. Questo è uno scatto in notturna con quelle situazioni di luce un po' controverse, luce solo in una parte del fotogramma, buio nel resto. La foto rimane comunque ancora piuttosto leggibile anche nelle parti scure, sono identificabili anche abbastanza bene i dettagli. La stessa immagine in ottime condizioni di luce ci regala un buon livello di dettaglio, una buona saturazione di colori e in definitiva un'immagine assolutamente positiva. Che cosa mi ha lasciato più perplesso invece è la capacità del motore di messa a fuoco di lavorare quando le condizioni di luce sono meno favorevoli. Mi sembra un pochino troppo laborioso nella identificazione del punto di messa a fuoco. È un problema un po' che affligge tutte le fotocamere, intendiamoci, però mi pare che in questo caso il problema sia un filo più presente che in altri. Ho fatto qualche prova con lo Z1, che certamente ha delle ambizioni diverse, ma anche lui non è proprio perfetto in quel frangente, e mi sembra che ci sia qualche lungaggine di troppo. Vediamo come funziona nella riproduzione dei video. Questo è un video in Full HD. Zoom digitale che forse tende un po' a degradare un po' troppo la qualità dell'immagine. Mi sembra che invece la capacità di adeguarsi alle nuove situazioni di luce, alle variazioni, sia certamente positiva. Entrando nelle funzioni della fotocamera, troviamo il menu tipico di Sony, con la possibilità di scattare in automatico, quindi il telefono non ci permette praticamente di fare nulla, neanche di scegliere la risoluzione di scatto. In manuale invece possiamo operare su diversi livelli, su diversi parametri della fotocamera, per gestire un po' meglio la situazione. Mi sembra invece molto interessante la possibilità di strutturare il menu della fotocamera. Accedendo a questo pulsante applicazioni, possiamo scaricare alcune applicazioni che Sony ha pensato lei in prima persona o con software di terze parti per potenziare ulteriormente il funzionamento del nostro telefono. Possiamo passare da ARF, che crea una sorta di realtà aumentata, è una cosa che diverte molto i bambini perché possiamo far comparire degli animali, delle piante durante le fotografie, degli effetti immagini per cambiare gli effetti di colore di ciò che stiamo visualizzando, lo vediamo in tempo reale, il panorama, il ritocco per i ritratti per migliorare gli incarnati, e ultimo arrivato, sfondo sfocato, che è stato reso disponibile da pochi giorni anche per altri dispositivi, non solo per quelli Sony. Direi che la fotocamera davvero merita un po' un giudizio, intendiamoci, perché non voglio essere frainteso, secondo me le prestazioni della fotocamera sono buone, cioè le foto sono belle, sono piacevoli, il telefono non si comporta male neanche quando le condizioni di luce sono un po' scarse. L'unica cosa che bisogna secondo me sottolineare è un po' una scarsa reattività del sistema di messa a fuoco automatico in quelle condizioni. Parlando di altri programmi, troviamo che lo Sketch, che ci permette di prendere appunti a mano libera, di disegnare anche direttamente con il nostro dito sul display, si conferma anche il tastierino, anzi ve lo faccio vedere, quello di Sony, possiamo cambiarlo nella grafica, e anche qui, prima ho dimenticato di dirlo, possiamo scegliere il ridimensionamento del tastierino, che in questo caso in maniera assolutamente opportuna può essere parcheggiato nella cornice inferiore del display per essere perfettamente raggiunto anche con il nostro pollice. Bene, mi fermo qui per questa prova di T2 Ultra di Sony, un telefono che non vi nascondo mi ha conquistato dal punto di vista estetico, davvero molto bello, nonostante sia un phablet mi risulta particolarmente portatile in ragione di uno spessore piuttosto contenuto, e davvero mi piace, proprio un fatto di gusto personale. Direi che un apparecchio che funziona bene, che vedo più adeguato per un utilizzo business che per un utilizzo divertito, certamente ben funzionante, svolge più o meno bene tutto il lavoro che gli viene richiesto. Tiriamogli le orecchie in qualche reparto, magari sarebbe stato bene un quantitativo di RAM maggiore, sarebbe magari anche 1,5 GB, non dico 2, non avrebbe fatto male, perché certamente il sistema può mettere un po' in difficoltà la memoria RAM. La fotocamera, dicevo, c'è il sistema di messa a fuoco che
non è rapidissimo, l'avrei voluto più veloce, ma nel complesso comunque un buon apparato. Chi è appassionato come me di telefoni così ingombranti certamente non ne rimarrà assolutamente deluso. Non ricordo se ho dato il prezzo, eventualmente ve lo ripeto. T2 Ultra nella versione mono SIM, non so se arriverà in Italia la versione dual SIM, ha un prezzo di 399 euro di listino. Mi fermo qui, vi saluto e vi rimando alle prossime prove. Un saluto da Ivan.